Bene, salve, buonasera a tutti. In attesa della riunione della Fed che si terrà domani sera, i listini europei chiudono la seduta odierna senza spunti interessanti. DAX chiude a meno 0,19%, IBEX a più 0,52%, quindi l'unica piazza finanziaria europea con qualche movimento in più. Lì il CAC sulla parità è precisamente a meno 0,03%, Londra a meno 0,28% e Piazza Affari a meno 0,17%. La seduta è stata caratterizzata anche da poche news, in particolare l'unica riguarda la fiducia dei consumatori americani, quelle del mese di aprile, che secondo il sondaggio messo in su dal Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un rialzo dell'indice a 121,7 punti rispetto ai 109 del mese di marzo, rivisti da un preliminare a 109,7 punti. Dato è migliore delle aspettative degli analisti, erano per un indice in aumento fino al 113%. Invece, per quanto riguarda la seduta di domani, mercoledì 28 aprile, abbiamo già durante la sessione notturna alle 1:50 le vendite al dettaglio del Giappone, alle ore 3:30 l'indice dei prezzi al consumo del primo trimestre, alle 14:30 invece è la volta delle vendite generali al dettaglio di febbraio, 16:30 scorte di petrolio greggio, alle ore 20 invece abbiamo la Fed con i tassi di interesse, 23:30 conferenza stampa del FOMC. Quindi l'appuntamento gruppo importante, che è quello della settimana, si terrà proprio domani alle ore 20. Mentre invece per quanto riguarda l'aspetto più prettamente, diciamo, operativo, oggi non si segnalano grosse indicazioni, in particolare per quanto riguarda l'euro-dollaro, che resta ancora, partiamo dall'euro-dollaro. Euro-dollaro un movimento, piccolo movimento, quindi sono tutti praticamente in attesa della Fed di domani, in pratica movimento quindi di 40 punti, diciamo poco più di 40 punti, un movimento che di rimbalzo ancora sul livello annuale a 1,20669 al di sotto questa zona di supply, però niente di interessante da segnalare. Per quanto riguarda invece il cable che dopo aver ritestato la zona di supply esattamente al di sotto il livello annuale 1,40161, ovvero tra 1,40 e 10 ed precisamente 1,39 e 80, al di sotto questa zona si è formato dopo il primo impulso la correzione in orbita del 50% di Fibonacci, si è formata un'altra zona di supply a 1,3915 e 1,3930, dove appunto sono 15 pip, dove in pratica le operazioni potrebbero dare atto ad altri possibili movimenti al ribasso. Mentre invece per quanto riguarda AUDO SD anche qua diciamo che non si registra nessuna indicazione interessante, qualche movimento al ribasso, però diciamo che la situazione resta ancora in stand-by. Mentre invece per USD CAD le quotazioni che si stabilizzano su questa zona, eccoci qua, quindi stiamo su una zona in cui siamo in quest'area precisamente. Un attimo solo che vado. Allora, siamo precisamente in quest'area, eccoci qua, quindi la zona, vedete, a 1,2380, 1,2390, però ovviamente attendiamo la sessione di domani, cioè questo
zona di demand, da qua potrebbe partire nella sessione di domani qualche movimento rialzista interessante, però ovviamente dobbiamo ancora, è consigliabile attendere domani. Mentre invece per quanto riguarda la situazione legata alle commodity, l'oro ancora che si sta stabilizzando dopo che le quotazioni hanno praticamente sta ancora in una fase di consolidamento, una zona inside rispetto alla candela di ieri e anche quella di venerdì. Le quotazioni purtroppo non riescono a liberarsi di quest'area, area di correzione, quindi area in cui la rottura, zona di demand, vedete un classico movimento di pullback, ma intorno al 1775-1778, però non riescono quindi ad lasciare questa zona. Diciamo che c'è stato più di un tentativo oggi, ma al momento la situazione è rimasta ancora in stand-by, fermo restando che la view resta ancora rialzista. Mentre invece per quanto riguarda il WTI, allora WTI abbiamo una situazione in cui ritorna di nuovo all'interno di questa zona tra il 50, al di sotto il 50 di Fibonacci, test del pivot settimanale praticamente a 62,24. Ovviamente la rottura del pivot settimanale potrebbe favorire qualche ulteriore movimento al ribasso, mentre invece per quanto riguarda la situazione legata agli indici DAX, che ancora in una fase di indecisione, tra il pivot settimanale a 15.278,80 ed a livello annuale a 15.257,10. Per quanto riguarda invece il Nasdaq che praticamente mantiene al di sotto, va a ritestare nuovamente questa zona di supply. Oggi primo movimento, adesso praticamente abbiamo chiuso una prima parte dell'operazione a 50 punti, ora praticamente siamo al test del pivot giornaliero. Quindi nuovo test nella zona pullback più che altro sul pivot orario a 13.984,70 e da qua diciamo aspettiamo che ci potrebbe stare, se mantiene l'area di questa zona ci potrebbe stare qualche ulteriore movimento al ribasso. Bene, mentre invece per quanto riguarda la situazione del Dow Jones, due operazioni andate in profitto, due target, adesso abbiamo un'altra operazione, stop loss a break even, siamo ad 60-70 punti di profitto. Anche qua vedete che le quotazioni praticamente dopo aver rotto questo canale sono andato a prendere il target, poi correzione al di sotto, vicinissimi al pivot settimanale a 33.970, sotto questa zona, diciamo un consolidamento su quest'area potrebbe partire un nuovo movimento ribassista. Mentre invece per quanto riguarda UK100 invece abbiamo, dopo aver ritestato il 61,8, si sta stabilizzando al di sopra il pivot settimanale. La rottura del pivot settimanale ovviamente potrebbe catapultare anche qua i prezzi verso il basso. Bene, per questa sera è tutto, grazie mille per l'attenzione. L'appuntamento vi aspetto domani mattina alla diretta live alle ore 8:30. Buona serata a tutti.